Dimmi il tuo nome. Andrea. Di educazione ecologica che abbiamo fatto oggi. Allora oggi abbiamo visto sul torrente dei pesci, che si chiamavano cavassini, diretto. E poi abbiamo visto l'impronta di sciacallo, che sarebbe un animale che viene dai canidi. Quindi è una specie di lupo. Sì, una specie di lupo, ma anche una specie di volpe, è una via di mezzo. Lo sciacallo, cioè il lupo mangia lo sciacallo, ma lo sciacallo mangia una nutria. La nutria mangia i pesci mangiano gli invertebrati. E quindi questa è la catena alimentare. Abbiamo chiuso la catena alimentare. Poi abbiamo scoperto che l'uomo è l'animale più pericoloso, perché siamo fermati in un tratto del torrente e c'era un grande pezzo di plastica. E allora da lì abbiamo capito. Poi nelle vigne c'era attaccato una stroppa, che questa è fatta di legno, quindi ecologica, ma questa è fatta di plastica, quindi inquinante, e quindi si sciolgono tutte e due tramite l'acqua e il sole, e quello inquinante fa il frutto che non si può tanto mangiare, invece quella ecologica non succede niente, è come se non avessimo neanche emesso. Esatto, quindi praticamente la plastica, attraverso anche gli agenti atmosferici, e col passare degli anni si scioglie, diciamo, in termini molto semplici, elementari, entra nel circolo della vita della terra e con il tempo crea uno stato inquinato. Bravissimo, complimenti. E non ci si tocca la mano perché c'è il coronavirus.